Buongiorno da Gerusalemme, siamo sul Monte degli Ulivi, Orto degli Ulivi, Getsemani. Abbiamo appena celebrato l'Eucaristia e come vedete non sono da solo ed è per me motivo di grande gioia salutare e ringraziare il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Monsignor Pierbattista Pizzaballa, francescano, già custode di Terra Santa e adesso patriarca per volontà di Papa Francesco. In tante occasioni abbiamo avuto modo di fare insieme, sia in Italia come qui in Terra Santa, una presenza che certamente porta benedizione al nostro cammino di pellegrini. E così ho chiesto a Padre Pierbattista di offrirci un messaggio qui in un luogo davvero strategico per comprendere meglio il cammino di un pellegrino sulle orme di Gesù. E dunque grazie Padre Pierbattista anche per il messaggio che vorrei donarci in una giornata peraltro speciale, perché oggi è il perdono di Assisi e nella celebrazione eucaristica abbiamo voluto sperimentare questa speciale comunione con Francesco e ribadire anche il valore dell'indulgenza plenaria nell'anno giubilare per il rinnovamento dello spirito. Bene, grazie per questa introduzione, mamma mia. Ecco, saluto tutti gli amici e le amiche del Rinnovamento nello Spirito, da questo luogo. È sempre bello incontrare, ormai è diventata tradizione, interrotta dalla pandemia, ma ripresa quest'anno, incontrare gli amici del Rinnovamento nello Spirito, e soprattutto in questo luogo dove ci viene ricordato l'importanza della preghiera innanzitutto, del affidarci, del fidarci del Padre, dentro anche il dolore e la fatica di tutti noi. Questo luogo ci ricorda che quando il Padre è presente, la misericordia è presente e dona a tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre fatiche, tutte le nostre lotte, ecco, dona anche una prospettiva di speranza e di consolazione. Mi auguro allora, soprattutto in questo giorno, il giorno del perdono di Assisi, dell'indulgenza plenaria, è che tutti possiamo fare esperienza del perdono, che è il primo annuncio di salvezza di cui il mondo oggi ha bisogno. Perdono di Dio e il perdono tra i fratelli. Auguri a tutti voi, che il Signore vi benedica. Grazie, e nella preghiera continueremo a stare vicini a questa Chiesa Madre, Chiesa Patriarcale, ai nostri fratelli cristiani che vivono in Terra Santa. Noi ci rivediamo fra 10 minuti per il messaggio in diretta da qui, dall'Orto del Getsemani. Ancora grazie, Padre. Grazie.